Benvenuti ad una nuova puntata di Siamo Jedi. Oggi parleremo del Master Unreal Plus Storytelling ideato dalla Giffoni Innovation Hub e dalla Prometeo Lab. È un master che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito della Creator Economy. Per parlare di questo nuovo e innovativo master, abbiamo deciso di intervistare Nicola Sapio, Head Academy and Education della Giffoni Innovation Hub. Inizierei la nostra chiacchierata chiedendole cosa intende nello specifico per Creator Economy? Per creator economy, o forse per meglio dire l'industria creativa, la creative industry, intendiamo quel settore dell'economia molto ampio che include diciamo, tutto ciò che ha a che vedere con il pensiero, la realizzazione e l'applicazione creativa. Quindi questo significa che non siamo solo nel mondo dell'intrattenimento, non solo nel mondo dei media, ma si spazia e si va anche all'interno, includendo tutto quello che è il lavoro delle cosiddette agenzie creative. Poi nel caso specifico, noi di Giffoni Innovation Hub e con i partner di Prometeo Lab, con questo master andiamo ad individuare un settore specifico della creative industry, che è quella più legata al settore dell'entertainment. Ed è un settore molto, molto interessante perché, senza ombra di dubbio, non solo a livello, diciamo, italiano, ma a livello mondiale, è un settore, trainante, o uno dei settori trainanti dell'economia mondiale. Questo perché, come tutti sappiamo, viviamo in una società, nella società della comunicazione, e se però andiamo appunto verticale sul mondo dell'intrattenimento, ci sono dei dati che sono a supporto, no, di questa affermazione. Pensate che solo nei dati di Comscore, che sono relativi a gennaio del 2022, ci indicano che in Italia sono 39 milioni le persone che sono utenti di intrattenimento attraverso le varie piattaforme, che ovviamente possono essere piattaforme online, in streaming, ma o l'intrattenimento classico, quello dato dallo spettacolo dal vivo, dal cinema, eccetera. Quindi diciamo che all'interno di un bacino così ampio, l'idea di inserire questo master molto verticale unendo, diciamo, due concezioni fondamentali per chi vuole lavorare all'interno del settore dell'intrattenimento nell'industria creativa, ci è sembrato come dire, un'idea, diciamo, giusta e vincente da poter proporre a chi vuole intraprendere questa strada. Parlando più nello specifico del vostro master, come è strutturato il corso e quanto è presente in esso la parte pratica? Il master si chiama MUS, che sta appunto per Master Unreal Plus Storytelling, e parto un attimo da come mai siamo arrivati, diciamo, a proporre questo master. Questo è nato, diciamo, dall'incontro tra il sottoscritto e il Emanuele Salvucci, che è il primo docente autorizzato da Epic Games come istruttore autorizzato appunto di Unreal Engine. Che cos'è Unreal Engine? Unreal Engine è un software free, libero, quindi chiunque in open source, come si dice, chiunque può scaricarlo ed utilizzarlo, ma è molto difficile da utilizzare, quindi è necessario, diciamo, partecipare, fare delle scuole, fare dei corsi per poterlo utilizzare al meglio. Che cosa permette Unreal Engine? Unreal Engine viene utilizzato principalmente in tre settori: nel settore dell'architettura, del filmmaking e del game development, ed è diciamo, uno strumento che permette diciamo, realizzare la virtual production in real time, e quindi creare delle animazioni che poi possono essere applicate al mondo del film, del gaming o dell'architettura in real time. Da qui noi siamo andati a ragionare sul fatto di creare un master che, diciamo, aiuti dei creativi, appunto, visto che parlavamo di industria creativa, a saper utilizzare questo strumento anche per realizzare un proprio prodotto, diciamo, una propria idea, una propria, appunto, prodotto originale. E naturalmente non è sufficiente solo essere molto bravi nel tecnicismo, no? Nell'utilizzare questo software, ma è fondamentale anche saper raccontare una storia, e quindi da qui lo storytelling e tutto quello che è legato alla scrittura creativa, ovvero partire
ha una propria idea originale per poterla poi trasformare in soggetto e poi in sceneggiatura e poi nei dialoghi, in modo tale che queste due competenze, ovvero la competenza di come dire, saperle trasformare e tramutare in visual storytelling, quindi attraverso Unreal Engine e quindi attraverso le animazioni, ma anche in realtà nella storia, cioè quello che si raccontano, quello che viene raccontato attraverso questo lavoro è fondamentale. Quindi da qui è nata l'idea, diciamo, di metterci insieme per proporre questo master. Arrivo alla seconda domanda, quanto l'importanza diciamo, della parte pratica è molto importante. Innanzitutto il master è strutturato con due moduli. C'è un primo modulo che è il modulo base o base, se lo vogliamo chiamarlo all'inglese, che è aperto per tutti coloro che magari già hanno una qualche dimestichezza con alcuni di questi software, ma che in realtà non conoscono Unreal Engine e quindi serve loro per poter avere una prima infarinatura su come funziona, quali sono le sue applicazioni, eccetera, eccetera. E la stessa cosa vale anche per lo storytelling e la scrittura creativa, no? Magari sono persone che hanno delle buone idee, ma che non sanno, non conoscono le tecniche di scrittura creativa per renderle il più efficaci possibili. E quindi da questo primo corso, che è aperto a, diciamo, a tutti coloro che vogliono partecipare, in una range d'età che va dai 18 anni, noi abbiamo indicato poi 35 anni, ma ovviamente il range finale di 35 anni non è così, diciamo, stretto, ma può anche andare oltre, però diciamo che noi ci siamo posizionati su questa fascia perché ci rivolgiamo appunto a diciamo, persone che magari hanno finito già il proprio corso di studi, diciamo, obbligatorio e vogliono, diciamo, inserirsi o comunque iniziare una formazione per inserirsi nel mondo del lavoro. La parte pratica è presente sia nel modulo, base di cui vi ho parlato adesso, c'è poi un modulo successivo che è un modulo advanced, a cui, diciamo, accederanno solo alcune delle persone che si sono iscritte al modulo base. Facendo riferimento ad un concept pitch, cioè noi chiederemo alla fine del primo modulo di presentare una presentazione, un concept pitch, appunto, rispetto ad una loro idea creativa. E quindi in base a questo concept pitch decideremo come andare avanti, chi potrà andare avanti nel modulo advanced. Abbiamo istituito anche delle borse di studio, ma magari questo ne parliamo più avanti. Torno alla domanda, la parte di pratica è quindi fondamentale. Ovviamente è necessaria una parte propedeutica di teoria iniziale e questa è necessaria sia per i moduli di Unreal Engine, sia per i moduli di scrittura creativa, semplicemente perché bisogna conoscere le basi e che cosa, no, ci permette, diciamo, e come utilizzare le tecniche che vengono insegnate dai docenti per poterle poi mettere in pratica. Però passiamo poi subito appunto alla fase pratica, perché nel modulo base chiediamo ai ragazzi di, come dire, creare questo concept pitch, quindi in realtà ancora non è già il prodotto, un prodotto, un'anteprima del prodotto originale che vogliono presentare, cosa che invece faranno nel modulo advanced, perché il modulo advanced si chiude con la realizzazione di un trailer, mettiamola così, di un corto piuttosto che di un prebits, di un'animatica, hanno delle denominazioni molto specifiche, ma che in realtà sono un 2, 3, 4, 5 minuti di presentazione, quello che noi nel film conosciamo come trailer, di quello che è l'idea del loro prodotto originale. E la novità di questo master è che diamo la possibilità a chi avrà terminato i moduli advanced, e dico moduli perché il modulo base è uno ed è uguale per tutti, e poi ne attiveremo due, uno sul game development e l'altro sul filmmaking, a seconda delle richieste diciamo dei partecipanti. Ecco, chi parteciperà ai due moduli di cui vi parlavo avranno poi la possibilità di vedere presentato il proprio lavoro in occasione di un evento speciale al Giffoni Film Festival di quest'anno, del 2023, per quanto riguarda la parte di filmmaking, e al Giffoni Good Games, che è un nuovo evento che stiamo lanciando come Giffoni Innovation Hub, che è appunto il più specifico per il mondo del gaming. Quindi diciamo che la parte pratica è importante e fondamentale, ma soprattutto per loro è anche un modo per far vedere il lavoro che sono riusciti a costruire nel corso del master. Infine, un'ultima curiosità. Avete dei contatti con delle aziende per assicurare uno sbocco professionale ai vostri masteristi?
Noi abbiamo, diciamo, a differenza di altri master che includono all'interno del, e magari sono anche master più lunghi che, no, che vanno avanti durante l'intero anno accademico, questo è un master piuttosto breve perché dura circa 3 mesi per lo svolgimento delle 3 fasi che ho descritto prima. Noi abbiamo inserito la possibilità per i partecipanti del modulo Advance di, diciamo, svolgere dei colloqui innanzitutto con noi di Geofonin Innovation Hub, con il partner Prometeo, che naturalmente lavora sia nel campo della formazione ma anche della produzione, e quindi anche diciamo dei partner che lavorano e che hanno necessità di persone che sappiano, diciamo, professionalizzate nel campo dell'utilizzo di Unreal Engine. E quindi, diciamo, daremo ai partecipanti la possibilità di fare questi colloqui, ripeto, per eventuali stage, tirocini o magari anche per delle posizioni aperte su un progetto specifico che magari è diciamo, necessario in quel momento. Però noi riteniamo che la vera novità di questo master rispetto ad altri che sono diciamo, presenti nel mercato della formazione sia proprio anche legato al fatto che diamo all'interno del master la possibilità di rendere pubblici, di far vedere, di presentare il proprio lavoro. E presentare il proprio lavoro significa ovviamente presentare anche se stessi, e questo poi all'interno di diciamo, un evento importante a livello internazionale come il Gifoni Film Festival, che come sappiamo è forse il più importante festival cinematografico, e in realtà non è più solo cinematografico, dedicato al mondo dei ragazzi. La ringrazio per l'interessante chiacchierata e le auguro buon proseguimento. Intanto il lavoro cambia in continuazione. Non esiste un periodo storico in cui il lavoro non sia cambiato. Quindi questa è una cosa che va un po' sdoganata perché altrimenti continuiamo a farci sempre questa domanda in maniera un po' retorica. Quindi o la facciamo in maniera consapevole o non ha senso. Farla in maniera consapevole significa accompagnare un percorso, un processo di cambiamento nel mondo del lavoro che è parte integrante di un cambiamento della nostra società. Certo, negli ultimi anni abbiamo visto forse un'accelerazione di questi cambiamenti dovuti alle fantomatiche trasformazioni digitali di cui ormai tutti conosciamo gli esiti. Quindi l'accelerazione c'è stato, ovviamente l'impatto digitale sta portando un cambiamento che, oltre ad essere rapido, punta sempre di più allo spostamento su competenze che hanno a che fare con la tecnologia, con l'utilizzo di internet, con l'utilizzo di strumenti digitali. Allora, questo è il modo in cui sta cambiando. Ma per il resto, ovviamente, ancora dicevo prima, facciamo riferimento ad un processo che è il processo che fa parte dell'evoluzione dell'uomo, del progresso, quindi certo che c'è un cambiamento. A questo si aggiunge un cambiamento anche nella modalità con cui si lavora, quindi anche in questo senso l'accelerazione che abbiamo vissuto con il periodo della pandemia ha sottolineato quanto le persone in generale abbiano necessità di lavorare in maniera diversa e quindi questo è un processo un po' contrario a quello a cui siamo abituati storicamente, che sono le aziende, a cambiare modelli lavorativi e quindi invece le esigenze delle persone sono tenute maggiormente in considerazione e questo ha avuto un impatto, come diremmo, diciamo, di reverse engineering sul modello lavorativo. Come gruppo Manpower, noi facciamo una ricerca, conduciamo una survey che chiamiamo proprio talent shortage, quindi la scarsità del talento, da oltre 10 anni. Quindi misuriamo in maniera scientifica, quindi non in maniera empirica, di fatto qual è la scarsità del talento da oltre 10 anni. E devo dire che sia a livello globale, poi in Italia addirittura negli ultimi anni abbiamo visto un'accelerazione ancora ulteriore, la domanda di profili professionali è cresciuta del doppio. Quindi partiamo 10 anni fa, considera che questo indice che noi indichiamo come talent shortage a livello globale
si attestava intorno al 40%, adesso siamo oltre l'80%, in Italia addirittura l'85%. E questo numero è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 3 anni. Quindi non solo i cambiamenti ci sono sempre stati, e ripeto, li misuriamo da 10 anni, ma negli ultimi 3 anni l'accelerazione è stata tale per cui i numeri sono più che raddoppiati. Qui farò una provocazione. Il primo soggetto che deve agire è l'individuo. L'individuo nella misura in cui prima capiamo che ciascuno di noi è parte di questo cambiamento e quindi deve tenere il passo con i cambiamenti del mondo del lavoro e delle competenze, prima cominceremo a ridurre quel gap, quella mancanza che c'è tra il bisogno del mercato del lavoro e le competenze che ci sono a disposizione. Quindi io direi che quello è veramente il primo attore a scendere in campo. Poi è chiaro, gli altri che hai citato sono attori privilegiati, coprotagonisti, diciamo, di questo cambiamento e quindi in primis le aziende, il pubblico, quindi pubblico e privato devono lavorare insieme perché proprio per quel discorso di accelerazione con cui questi cambiamenti avvengono, bisogna predisporre dei percorsi che consentano alle persone di mantenersi occupabili. E quindi questo non è banale, bisogna concertare l'offerta formativa a partire dall'education, quindi dal mondo della scuola, con quello che le aziende possono mettere a disposizione in termini di training on the job o di richiesta effettiva di competenze agli attori ovviamente privati, quindi anche le agenzie per il lavoro che giocano un ruolo fondamentale in tutto questo. Però, ripeto, l'individuo secondo me resta la chiave di volta perché se non c'è disponibilità, attenzione, sensibilità da parte del singolo a capire che questo cambiamento incide sul proprio livello di occupabilità nel tempo, difficilmente riusciamo a stare al passo. A gennaio 2022 il MIT Technology Review riceve 15 screenshot scattati da un aspirapolvere e poi pubblicati su vari gruppi dei social media. Com'è stato possibile? Com'è possibile? In realtà il viaggio degli scatti rubati non è nemmeno troppo lungo. L'aspirapolvere in questione, un Roomba J7, non ancora in commercio, a mo' di prototipo realizzato per allenare capacità di apprendimento automatico dei robot, ha scattato alcune foto intime di vita quotidiana con la videocamera posizionata nella parte anteriore del robot, aiutata ovviamente da un LED molto potente, evidentemente, che permette di riconoscere gli spazi da pulire, identificare i mobili e gli ostacoli.
come accade tutto questo? Gli aspirapolvere fotografano l'ambiente circostante e poi inviano le immagini ad una startup che si occupa di intelligenza artificiale, dove i lavoratori di tutto il mondo etichettano i dati, gli audio e le foto. Sono stati proprio loro a condividere le foto che poi sono diventate virali e hanno fatto il giro del mondo. Quindi un pizzico di umanità in questa situazione così imbarazzante ed evidentemente virtuale. Come dicevo, si tratta di robot, diciamo, prova, prototipi, consegnati in alcuni casi gratuitamente, con specifici contratti volontari e dipendenti, per consentire poi agli sviluppatori di migliorare l'intelligenza artificiale alla base del dispositivo, ovvero si creano delle vere e proprie ginnastiche su cui poi questi robot devono, instaurare un rapporto con l'ambiente. Secondo le spiegazioni, della startup, i dispositivi erano tutti etichettati con un adesivo verde fluorescente con su scritto registrazione video in corso e spettava a qualsiasi raccoglitore di dati, pagato ovviamente per fare questo, rimuovere tutto ciò che riteneva sensibile per lo spazio poi ripreso. La violazione dei termini sarebbe avvenuta proprio da alcuni dipendenti. Nel set di foto finite online si vedono una donna in bagno, un bambino di circa 8-9 anni, il cui volto ovviamente non è chiaramente oscurato, ma anzi è visibile, quindi disteso a pancia in giù in un corridoio e poi stanze di mobili e varie cose. Insomma, una volta pubblicata questa storia è diventata virale e ha sollevato molti timori sulla possibilità che le aspirapolveri intelligenti, ma in generale tutti i dispositivi smart che possediamo, possono rubare scatti privati in grado poi di finire online. Non solo possibile hackeraggi di sistema, ma ci potrebbero essere invasioni della privacy, un vero e proprio abuso di quei dispositivi per ledere la sicurezza delle persone. Come sempre, chiudiamo questo appuntamento dicendo: sì, ci stiamo preoccupando di un'intelligenza artificiale, ci stiamo preoccupando di qualcosa che abbiamo creato noi attraverso dei calcoli e degli algoritmi che ormai funzionano da soli, ma in realtà, attenzione, perché anche per tutti gli altri social, molte cose le mettiamo spontaneamente e quello è ancora più pericoloso.
di quello che ci vengono a raccontare poi questi esperimenti, perché questi esperimenti possono essere benissimo arginati e in qualche modo fermati, mentre quello che facciamo noi, mettiamo la foto dei nostri figli o mettiamo la foto delle nostre vite quotidiane, potrebbe diventare invece un imbarazzo per tutto il genere umano e la capacità anche di pensiero che abbiamo in qualche modo acquisito nel corso degli anni.